Buongiorno, sono Beppe De Santis, il nuovo segretario nazionale del Partito del Sud, fondato da Antonio Ciano, ispirato a Pino Aprile al grande libro Terroni. Voglio stamattina lanciare un allarme a tutto il Sud, a tutti i meridionali, a tutti gli italiani di buona volontà contro il cosiddetto federalismo fiscale dei leghisti, razzisti e dei nordisti. Oggi, nella distrazione generale, si sta consumando l'ennesimo delitto ai danni del Sud e dei meridionali, l'ennesima rapina. Il frutto più avvelenato di questa sorta di furia distruttiva del nordismo e del leghismo razzista contro i meridionali e contro il Sud. Siamo coperti, sopraffatti da una grande impostura, da una grande confusione. In questa impostura, in questa confusione, frattanto vanno avanti i decreti di attuazione del cosiddetto federalismo fiscale per i comuni, cosiddetto federalismo comunale, e per le regioni e la sanità, cosiddetto federalismo regionale. Questi decreti sono stati già emanati o sono in via di emanazione. Contro questa gigantesca, titanica impostura va fatta una operazione di verità. Intanto va detto che, se vogliamo usare le parole in modo serio, che il federalismo vero, serio, non può essere soltanto un pezzo del federalismo, tantomeno soltanto il federalismo fiscale, tantomeno il cosiddetto federalismo fiscale in salsa nordista e leghista razzista. Anzi, questa è un'operazione esattamente contraria al federalismo serio. Si tratta di un falso federalismo, un antifederalismo, una impostura destinata a spaccare l'Italia definitivamente, a farli a pezzetti, con l'emarginazione e il colpo definitivo contro il Sud, il colpo di grazia che praticamente si sta già attuando all'insaputa di milioni di italiani e di meridionali. Federalismo, come sanno le persone serie, significa fedus, patto, quindi patto da diverso per unirsi, per lavorare meglio insieme. Basti evocare l'esempio del federalismo tedesco, della Germania, che è un federalismo cooperativo che compatta le varie regioni, Länder e la Repubblica Federale Tedesca. Basti pensare al federalismo vero, quello della grande tradizione democratica mondiale internazionale, il federalismo storico internazionale degli Stati Uniti, del Canada, dell'Australia, il federalismo tedesco, quello bellissimo svizzero dei cantoni, il federalismo, come già ci ha insegnato il grande Carlo Cattaneo oltre un secolo e mezzo fa, è soprattutto una dottrina della libertà, è una dottrina di controllo dei poteri, di bilanciamento dei poteri, di sovranità pari e di pari dignità che si incontrano, concertano e fanno sistema. Questo era il meridionalismo federalista a cui pensavano i nostri padri, Carlo Cattaneo, Napoleone Colaianni, Luigi Sturzo, Gaetano Salvemini, Guido D'Orso, il contrario di questo falso federalismo divisionista, scissionista e razzista. Il federalismo vero si fonda su cinque pilastri: quello costituzionale. Nella Costituzione vi deve essere una previsione di questo sistema di sovranità equi, ordinate e coordinate. Nel caso dell'Italia bisogna mettere insieme le otto regioni del Sud in una macro regione dentro una Repubblica federalista unitaria, secondo le indicazioni illuminante e brillante del professor Giorgio Ruffolo nel libro Il paese troppo lungo, che è la nostra proposta costituzionale. L'altro pilastro è quello politico. Il federalismo costituzionale
può esistere se c'è un sistema politico costituzionale con partiti territoriali fortissimi. Noi stiamo lavorando per costruire insieme un grande partito meridionalista in tutte le 8 regioni del sud e che coinvolga gli altri 15 milioni di meridionali presenti in tutta Italia e altri all'estero nel mondo. Il terzo pilastro è quello economico, cioè bisogna costruire un sistema di solidarietà fondato sulle pari opportunità di sviluppo sostenibile dei vari territori, come ha fatto sempre la Germania a favore dei 5 Länder, regioni dell'est della ex Repubblica Democratica tedesca. Il quarto pilastro è quello sociale. I lavoratori, gli imprenditori si devono organizzare con rappresentanza autonoma. Il sud deve avere la sua Confindustria, il suo sindacato e così via, le sue rappresentanze varie, professionali e di ambiente. E infine il quinto pilastro, quello culturale, la capacità di pensarsi, di nominarsi, di avere la propria voce, la propria televisione, i propri giornali, una grande capacità di competizione della ricerca scientifica e dell'università. Ecco, questo. Tanto per fare un'allusione, cosa è, può essere un federalismo serio per costruire una grande repubblica federalista unitaria anche in Italia, di cui vi è bisogno. Il federalismo leghista, questo osceno il federalismo fiscale, è il contrario, è divisione, secessione, razzismo, scippi continui ai danni del sud, dai 50 miliardi del fondo per le aree sottoutilizzate al blocco della programmazione europea 2013, altri 50 miliardi, e oggi l'attacco è anche alla spesa corrente, quindi vogliono scippare dal sud a pezzi e bocconi circa 30, 40, 50 miliardi di euro all'anno per la spesa corrente, diciamo la spesa per la sanità, per la scuola, per l'università, per la ricerca scientifica, per i servizi sociali, per il sostegno alle famiglie, il budget minimo per tenere insieme migliaia e migliaia di comuni e di comunità del Mezzogiorno. Ecco, per ragionare su questo tema complesso, tremendo, centrale, ci aiuta un libro bellissimo che è uscito in questo giorno, che è questo qui. Ecco, vedete, Federalismo avvelenato, gli autori sono l'onorevole Gianni Pittella e il giornalista Marco Esposito. Pittella è un europarlamentare democratico serio e stimato, Marco Esposito è un giovane giornalista valente, un grande, direi, giornalista economico tra i più brillanti d'Europa, d'Italia e del Mezzogiorno, quindi è anche uno scrittore di razza. Vedete, c'è già tutto qui nel titolo, Federalismo avvelenato. Leggo nel merito la copertina. Il federalismo è una parola bellissima, perché federare vuol dire unire con un patto tra uguali, lo dimostra l'Unione Europea per l'Europa, diventata territorio di pace e di democrazia. Ma se il patto è scritto solo da una delle comunità protagoniste del federalismo e quel patto è mosso dal risentimento di un territorio nei confronti di un altro, allora quel federalismo sarà un frutto avvelenato. Ecco, questo è un libro bellissimo, straordinario, vi prego di leggerlo, di diffonderlo, perché è un mix di serietà tecnica e di alta capacità di comunicazione e di divulgazione. Il libro si divide in 4 capitoletti brillantissimi. Il primo è sul federalismo come ideologia in postura, il secondo chi comanda la partita del federalismo fiscale, chi siede ai tavoli che decidono sul cosiddetto federalismo fiscale. Il terzo capitolo descrive, come dire, gli effetti negativi a catena del federalismo fiscale, il veleno si diffonde. Quarto capitolo, brillante, preciso, anche se un po' più impegnativo, è quello dei numeri. E poi c'è la conclusione, cosa sul che fare, cosa dobbiamo fare. Intanto bisogna smontare l'ideologia del federalismo fiscale, il quale viene presentato come il toccasana, la manna dal cielo, il fattore che risolverà tutti i problemi del nord, del sud, tipo balle, tipo meno tasse e più servizi a tutto, insomma tipo cettola qualunque, ecco. Dopodiché
la questione centrale dei costi del federalismo fiscale resta oscura, non ci sono i dati, il che è pazzesco, vengono tenuti bellamente nascosti. Non si capisce chi paga, qualcuno alla fine pagherà perché aumenterà la spesa pubblica secondo questo schema e quindi qualcuno pagherà con maggiore imposte, tasse, con minore servizi ed è il sud evidentemente, ma non solo, anche altri territori distribuiti in tutto il paese. Uno dei cavalli di battaglia di questo presunto federalismo è che ridurrebbe i costi dei servizi pubblici spostando la responsabilità verso il basso, ma così non è. Qualunque economista può spiegare che spostando troppo in basso la gestione dei servizi su regioni piccole e medie aumentano i costi per economia di scala, per questione di quantità, di massa critica. Un'altra balla da smontare è che il costo della vita a sud sarebbe più basso. Adesso il libro di Marco e Gianni dimostra che non è affatto così, una grande bufala, come una grande bufala che i controlli contro gli sprechi sia più fattibile dal basso. I controlli contro gli sprechi possono essere fatti dal basso, dal centro, all'alto, dipende se, dal sistema che si adotta, se c'è un sistema statistico informativo serio, se funziona la magistratura, se c'è una classe politica selezionata di qualità, altrimenti sono chiacchiere, anzi decentrando così sbadatamente si rischia di peggiorare la situazione. E poi il libro affronta la madre di tutti gli equivoci smontandolo questo equivoco: le tasse sono pagate dai territori, ecco, e praticamente, mentre per la verità nello Stato di diritto dopo il Medioevo le tasse vengono pagate dai singoli cittadini, quando lavoratori e professionisti, e dalle singole imprese. Poi l'impresa può essere il lavoratore, il professionista, più ricco e più povero, può trovarsi al nord, al sud, ma le tasse vengono pagate dai singoli, non dai territori. Ecco, questa su questa idea che le tasse sono pagate al territorio, le tasse appartengono al territorio, quindi le tasse vanno riconquistate dai territori, si è costruito il grande imbroglio del federalismo fiscale. Dopodiché, scorrendo rapidamente qualche punto, posso aggiungere che Pittella e Marco Esposito si sforzano anche di, oltre che di smontare questo federalismo fiscale, di fare una proposta bellissima che viene sintetizzata nella parte finale del volume, diciamo fondato su un sistema di adozione effettiva di costi standard, di qualità dei servizi e di modulazione delle tasse rispetto alla gestione dei costi standard, della riduzione degli sprechi e della efficacia dei servizi, e modulando le tasse rispetto a queste due virtù. Infine, una parte bellissima del libro è dedicata alla gestione dei tavoli del federalismo fiscale. I tavoli del federalismo fiscale sono tutti in mano al nord, al centro-nord, sia la commissione detta parità etica tecnica, sia diciamo la commissione parlamentare. Quindi soprattutto le sei regioni continentali sono completamente marginate da questi tavoli, altri stanno decidendo per noi il nostro destino. Il libro si conclude chiedendo una mobilitazione di tutti, e noi stiamo dando una mano, perché questa operazione verità deve andare sulle gambe degli uomini e delle donne, soprattutto del sud e i meridionali di tutta Italia. È un appello ad alzare la testa. Ecco, un unico punto aggiungo, caro Marco, bravissimo Marco Esposito, condivido tutto, condivido la tua fatica, la esalto, ma per risolvere questo problema ci vuole il manico, bisogna costruire l'autonomia politica del sud anche con un grande partito del sud. Per questa impresa stiamo dedicando tutti i nostri migliori giorni con i nostri migliori amici e familiari. Comunque grazie per tutto il cuore per questo libro, leggetelo, è un grande contributo all'esplorare del neomeridionalismo. Grazie, arrivederci.